e frontiera di un insieme. Ci rimane ancora da vedere qualcosina, in particolare punto isolato e punto di accumulazione. Supponete di avere un insieme di contenuto in R. L'insieme degli X, parliamo in R con la distanza euclidea, quindi no, andiamo in generale, perché tanto poi è chiaro che particolarizzeremo in questo caso, però è meglio dirlo in generale, perché la cosa vale in generale. Allora, abbiamo lo spazio metrico XD, abbiamo un insieme di contenuti in X. Allora, l'insieme degli x appartenente a x grande, tali che per ogni epsilon maggiore di 0 di x epsilon intersecato e è diverso dal vuoto, questo chi era? Vediamo se ve lo ricordate. Come si chiamano? I punti di aderenza, cioè la chiusura di x. Ok? Allora, io adesso questo insieme qui lo spacco in due parti, in due sottoinsiemi. Posso considerare l'insieme degli x appartenenti a x tali che per ogni epsilon maggiore di 0 di x epsilon intersecato e meno il punto x è diverso da voi. Questo si chiama insieme dei punti di accumulazione. Più precisamente, do la seguente definizione: x si dice di accumulazione per E se e solo se, per definizione, per ogni epsilon maggiore di 0 di x epsilon intersecato e meno il punto x è diverso. Allora, rispetto a prima c'è una condizione in più, quindi chiaramente questo insieme è contenuto nella chiusura di E, nei punti di aderenza di E, però in generale non coinciderà, può coincidere o non coincidere. Per capire chi sono questi punti facciamo prima vedere quali non sono di accumulazione. Allora, i punti di accumulazione vivono nella chiusura di E, ok? Allora, vediamo un po' le definizioni le abbiamo date su questa lavagna. Supponiamo che x appartenga alla chiusura di E ma non ad E. Qual è la condizione? Come la posso scrivere in maniera equivalente? Questa adesso non è più una definizione, è una conseguenza delle definizioni che abbiamo dato. Allora, per ogni epsilon, ogni sfera di centro x di raggio epsilon deve intersecare E, ma non deve stare quindi deve stare in E chiuso, ma non deve stare qua. Negare, come si fa a negare? Non l'abbiamo mai detto in maniera esplicita, però c'è un modo abbastanza semplice per trattare con i quantificatori e con diciamo la negazione. Innanzitutto
quantificatore universale per ogni, questa A rovesciata, quantificatore esistenziale, la A rovesciata esiste tale che l'abbiamo incontrato già più volte, non ci ho insistito tanto perché penso che almeno quelli ai precorsi ve l'abbiano spiegati. Tuttavia, quali sono quelle due o tre cose che mi devo ricordare sui quantificatori? Una cosa che posso ricordare è che ovviamente non posso scambiare per ogni ed esiste. Se scambio per ogni ed esiste cambia il significato della frase. Mentre posso scambiare tra di loro due per ogni consecutivo. Se io dico per ogni epsilon, per ogni sigma, eccetera, 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 posso scambiare tranquillamente per ogni sigma, per ogni epsilon. È la stessa cosa. Qui però diciamo abbiamo a che fare con la negazione di una frase. La frase diceva che per ogni epsilon questo oggetto doveva essere diverso da lui. Allora, come si fa a negare questo? In questo caso è abbastanza semplice, anche a logica ci si arriva. Esiste un epsilon tale che per quell'epsilon particolare questo oggetto è uguale all'insieme. Ok? In realtà è abbastanza, diciamo, se fate un po' di esercizi è abbastanza facile vedere che se avete una frase matematica scritta con tutti una serie di quantificatori, negarla equivale a trasformare ogni per ogni in esiste, ogni esiste in per ogni, e alla fine negare la conclusione alla quale si è arrivato. Quindi, in questo caso è quello che abbiamo appena detto, no? Per ogni diventa esiste, tale che eccetera eccetera, alla fine l'affermazione diverso dal vuoto diventa uguale a vuoto. Quindi dobbiamo dire per ogni epsilon maggiore di 0 di x epsilon intersecato e è diverso dal vuoto, esiste, chiamiamolo un epsilon 0, potrei anche scrivere un epsilon segnato, tale che b di x epsilon 0 intersecato e meno x è uguale a 1. Questa è la conclusione a cui sono arrivato. Un punto è, sta nella, è di aderenza ma non è di accumulazione se capita questa cosa qui. Non lo possiamo scrivere in maniera un po' più esplicita questa cosa? La domanda è b di x con di x epsilon 0 intersecato e a chi è uguale? Basta leggere lassù. Quando faccio questa intersezione cosa viene? Beh, sopra c'è scritto che non è un insieme vuoto. Sotto c'è scritto che se io ci tolgo x prima di fare l'intersezione viene insieme vuoto. E allora chi è? Solo x. Ok? Perché quindi possiamo dire in particolare se solo se esiste un epsilon 0 maggiore di 0 tale che b x epsilon 0 intersecato e è uguale a solo x. Questa qui per definizione è la definizione di quello che si chiama un punto isolato, per definizione dico che un x è un punto isolato di E se e solo se succede questa cosa, che però abbiamo verificato essere equivalente a questa, che però abbiamo verificato essere equivalente al fatto che sta nella chiusura di A, ma non, scusate, questo qua non lo devo chiamare E, chiamiamolo A per dire di accumulazione, chiamiamolo B. Ho sbagliato a scrivere. A e meno B, ok? Perché qua non ho detto che non apparteneva a D, non ho negato che appartenesse a D, ho negato che appartenesse a B.
B era l'insieme dei punti di accumula. Chiaro? Quindi un punto si dice isolato, un punto di un insieme si dice isolato quando c'è una sfera aperta che contiene solo quel punto là dell'insieme. Per esempio, nella distanza 0,1, quando usavamo la distanza 0,1, quella che ci dava la topologia discreta, se ho un insieme E, quali sono i punti isolati? Vi ricordate come funzionava quella distanza? O era 0 o era 1. Se facevo la sfera aperta di un certo punto e di raggio un mezzo, che ci rimaneva dentro la sfera? Solo quel punto. E quindi? Sono tutti punti isolati. Quindi nella topologia discreta tutti i punti sono isolati. Nella topologia invece euclidea non è così. Quindi, riassumendo quello che abbiamo detto finora, che cosa abbiamo visto? Abbiamo visto, noi abbiamo la chiusura, cioè i punti di aderenza. Questi punti di aderenza li dividiamo in due sottoinsiemi. Uno è quello dei punti di accumulazione. Quelli che non sono di accumulazione sono quelli isolati. Quindi è utile ricordarsi questa dicotomia, perché se faccio fatica a ricordarmi la definizione di punto di accumulazione, scrivo quella di punto isolato e dico che deve essere un punto della chiusura ma non isolato. Ci posso arrivare per un altro punto. Sono due, c'è ridondanza qui, no? Quindi le due cose si aiutano a ricordarsi entrambe. Ok, andiamo a vedere adesso con qualche esempio quali sono questi punti isolati. Per esempio, io adesso parlo nel caso particolare R con la distanza euclidea. Allora, prendiamo questo insieme qua, E uguale 0, 1 unito 2, 3 unito 4. Chi sono i punti isolati di E? Chi sono? Andando a vedere la chiusura. Dai, 4 e basta. Chi sono i punti di accumulazione di E? Non ci sento. Tra 0 e 1. Tra 0 e 1 e tra 2 e 3. Non solo. I punti di accumulazione di E sono 0, 3 estremi inclusi. Ricordatevi, i punti di accumulazione non necessariamente stanno in E. Si dice punti di accumulazione di E anche qualcosa che può non stare in E. Cioè, per la precisione, un punto di aderenza ma che non sia isolato, per esempio 1. Ah, scusate. La, vabbè, facciamo così invece di aggiustare là, no, perché andava fino a 1, quindi aveva ragione lui, nel senso che però le dovevo chiudere, non so se lui lo intendeva aperti o chiusi. Quindi volevo fare una cosa che si saltava qua, ho scritto 1, 2, invece se era 1 lì, se era 1 se era 1 qui, allora qui veniva 0, 1 unito 2, 3, ve l'ho chiuso, quindi non sapremo mai se lui l'aveva detto giusto o no, perché lui ha detto tra 0 e 1, tra 2 e 3, però si poteva intendere sia aperto che chiuso. È chiaro? Perché devo prendere tutta la chiusura, cioè tutti i punti di aderenza, e toglierci il solo punto isolato. È chiaro adesso? Quindi, ripetiamo un po' queste cose qui. La definizione è simile a quella di punti di aderenza, ci si toglie soltanto, prima di fare l'intersezione con E, da E ci si toglie il punto X. Quindi per ogni epsilon maggiore di 0 bisogna che l'intersezione di E con la sfera di E meno X, con la sfera aperta del centro X di raggio epsilon, sia sempre non 1.
Di fatto questo, diciamo, quando quell'indefinizione mi lasciava il solo x, il punto si chiama isolato, un punto isolato è necessariamente appartenente all'insieme. Invece un punto di accumulazione non è necessariamente appartenente all'insieme. Per la precisione, un punto è di accumulazione se solo se sta nella chiusura e non è isolato. Quindi da una parte ci devo aggiungere gli elementi che stanno nella chiusura e che non stavano in linea, e quelli sono sicuramente di accumulazione, quelli che ho aggiunto. Dall'altra parte devo togliere eventuali punti di E che fossero isolati. È chiaro adesso? Penso di sì. Ok, quindi abbiamo dato la definizione di punto di accumulazione. Abbiamo quasi tutto quello che ci serve per dare la definizione di linea. Ci manca ancora una cosa, la definizione di successione. Cos'è una successione? Allora, io ho un insieme x ad f sia x un insieme una successione è una funzione A che parte da n o da n unito 0, a seconda se il primo indice lo vogliamo prendere 1 o 0, a valore in x. L'abbiamo chiamata A perché gli elementi della successione in generale li indicheremo con A con N. Però la notazione con cui si indica una adesso vi faccio capire perché è una funzione e non è un insieme. Allora A 1 A di 1, poi A 2 associerà A di 2 e così via. Questa è la notazione usuale che noi abbiamo per le funzioni. Abbiamo dominio e di ogni elemento facciamo un'immagine. L'immagine che è contenuta nel codominio che è X. Ora, normalmente però gli elementi della successione non si indicano così, ma si indicano in un altro modo. Si indicano A con 1, A con 2, A con 3 e così via. E tutta la successione si indicherà in questo modo: A con N, N appartenente a N. Ora, questa notazione può sembrare quella di un insieme. Qua in effetti c'è un leggero abuso di notazione, perché al variare degli elementi, degli indici in n, questa sembra l'enumerazione, cioè sembra l'insieme degli A con n tali di n appartenenti a n. No, sono due concetti diversi. Per quale motivo? Prendiamo il caso semplice di una successione, che sarà quello che ci interesserà per tutto il corso, di una successione di numeri reali. Allora, supponiamo che di avere A di 1 uguale 3, A di 2 uguale 3, A di 3 uguale 3, A di 4 uguale 3, e poi magari cambierà pure, però di avere alcuni elementi della successione, diciamo alcuni valori di quella funzione che sono uguali. A quel punto, se questo fosse un insieme, io cosa ci dovrei mettere? 3,3,3,3 più volte. Allora, questo in un insieme non è possibile, non è consentito. Uno stesso elemento non lo puoi considerare due volte.
Se lo vuoi considerare due volte, è come il discorso del abbiamo detto, con un file sul computer, non può, due file non possono essere stesso nome. Se provo a fare la copia di un file esistente, quello ti ci mette parentesi 1. Ti ci deve mettere una cosa per distinguere. Quindi, si scrive così, si trattano come se fossero un insieme. Questo è l'insieme dei valori assunti, se lo vogliamo vedere come insieme, è l'insieme dei valori assunti nel codominio, ma come insieme, cioè l'insieme immagine, ma come insieme, se 3 è assunto 4 volte, 3 nell'insieme immagine lo considererò una volta solo. Se però lo considero come successione, io non sto dicendo semplicemente che lì quella successione assume il valore 3, sto dicendo che assume il valore 3 con 1, con 2, con 3, con 4, quindi 3,3,3,3. Quindi mi ricordo anche per quali n vale 3. Cioè mi ricordo con 0 uguale 3, con 1, scusate, con 1 uguale 3, con 2 uguale 3, con 3 uguale 3, con 4 uguale 3. Quindi per specificare questa cosa ho bisogno di conoscere tutta la funzione. E quindi in realtà quella è una funzione. Ok? Ora questo fatto, la definizione diciamo, che fa funzionare tutto è questa. Lo diciamo. Possiamo anche dimenticarci, nel senso che io non è che sto ogni volta che devo considerare una successione di elementi di x mi metterò a dire prendiamo una funzione che però non denotiamo in questo modo ma denotiamo in quest'altro modo, quindi è una successione. No, dico sia a con n appartenente a n, una successione di elementi di x. Punto. Quindi non rifaccio tutte le volte questa ambaradata. Quindi posso anche al 99% dimenticarmelo. Al 99%. Ma poi quando mi serve, perché, ripeto, se compaiono più valori in quella successione ha più valori e quei valori vanno tenuti distinti perché uno è l'immagine che A con 1 sia uguale a 3 è diverso da che A con 4 sia uguale a 3, modulo questo fatto, posso, d'ora in poi una successione verrà denotata sempre in questo modo. Quindi dove sta questa successione? Si dice una successione di elementi. Ok? Allora, adesso cancello qui. Facciamo qualche esempio di successioni di numeri reali. Allora, in questo caso la mia successione è A con n. Un'altra cosa. Quando userò la lettera n, n la uso soltanto per numeri che possono essere naturali. Quindi n appartenente a n, se uso la lettera n, è implicito, non ho bisogno di scrivere, a patto che io non usi la n per, che so, un numero reale ma non naturale. Se uso, se mi accontento di usare la lettera n solo per numeri naturali, allora è inutile che io scriva n appartenente a n. Scriverò n basta. E risparmio due simboli. Ovviamente nella stampa di un libro questo non c'ha senso, perché una volta che l'hai composto tipograficamente dal computer, quello lo stampa, prendi, lo copi, fa, non è così dispendioso. Però dovendo scriverlo tutti i giorni sulla lavagna, anche questa piccola differenza fa una fa la differenza. Quindi d'ora in poi n appartenente a n non lo scrivo più, scriverò solo a con n. Questa n però ce la metto, perché sennò veramente non si capisce più se è un insieme o se è una successione. La successione, abbiamo detto, è una funzione, non è un insieme. Chiaro? Allora prendiamo quindi
qualche esempio di successione di numeri reali. Allora, per esempio, abbiamo che ne so, a con n uguale n meno 1 fratto n, oppure a con n secondo esempio uguale 1 su n terzo esempio a con n uguale 1 per ogni n. Vabbè, qua diciamo per ogni n appartenente a n, e poi lo ripeto. Quarto esempio, a con n uguale meno 1 alla n. Quinto esempio, a con n uguale, mettiamo n. Sesto esempio, a con n uguale meno 1 alla n. Settimo esempio, e facciamo 10. A con n uguale, facciamo radice ennesima di n. Ottavo esempio, a con n uguale mettiamo per esempio n per seno su n. Nono esempio, a con n uguale 1 più 1 su n elevato a n. Decimo e ultimo esempio, facciamo a con 0 uguale 1, a con n più 1 uguale, scusate, a con 1 mettiamo uguale 1. Per me n parte sempre da 1, quindi posso partire da 0, in quel caso però la successione si intende, il dominio non è più n, è n unito 0. D'ora in poi, a volte, per adesso che siamo all'inizio, diciamo gli indici li facciamo partire da 1, però non ci sta nulla in contrario a farli partire da 0. Semplicemente, sì, sempre di successione si parla. A con n più 1 uguale a con n un mezzo di a con n più 2 fratto a con n, però n maggiore o uguale di più maggiore o ma però niente fatto n. Qua c'era con 1 che già lo sapevo quando facevo, quindi mi ricavo con 2, a con 2 mi ricavo con 3, a con 3 mi ricavo con 4. Allora vediamo adesso un po' di prendere in rassegna questi tre. Allora, chi sono? Io voglio che mi scriviate, mi dettiate nei casi da 1 fino a 10 chi sono i primi elementi della successione, i primi 5 elementi. Vabbè, facciamo i primi 3. Beh, no, i primi 5. Allora, i primi 3. A 1 è 0. Allora, 1. 0. 2. 1. 1. Un mezzo. Mezzo. Poi? 2. 3. 3. 4. 4. 4. Poi, il caso 2. 3. Caso 4. Meno 1. No, meno 1, 1, meno 1. Caso 5.
caso 6. Ma no, non basta le classi. Meno 1. Vediamo un po' se ci riusciamo. Sposto un po' più in basso questo 1. Oh, vabbè, non mi serve tanto ormai. Anzi no, lo risolviamo. Abbonente. Caso 7. Allora, 1. Radice quadrata, radice cubica, radice quadrata, radice quinta. Caso 8. Seno di 1. Seno 2, seno di 1 mezzo. 3 seno di un terzo, 4 seno di un quarto, 5 seno. Allora vediamo un attimo, facciamo un piccolo controllo che non c'è niente. Qualcuno ha la calcolatrice? Adesso ditemi quanto fa un'approssimazione, quanto fanno le prime 5, 6 cifre decimali di seno di un quinto? Tutto uguale. Seno di un quinto? Ah. Moltiplicato per 5? No, se vuoi solo seno di un quinto. Poi lo moltiplicare per 5 possiamo fare pure a mano. Allora, 0, 0, 3, 4, 9. Gazzottone in destra. Le prime cifre, le prime 5 cifre decimali di un quinto non sono 0, 0, 3. Ah. Non sono. Lo dice la calcolatrice, il telefonino, quello che cacchio è, ma non è così. Sbagliato per il No, hai sbagliato tu. 0,017 quasi. Ah, no, no, sto zero non. Vedete l'altra calcolatrice. 2,0. Eh? Qualcuno, forse uno gli è venuto in più. Non è? Non si chiamano radiali, radianti. Irradianti in matematica non esistono i gradi, cioè esistono, ma quando si parla di seno, coseno e tutte queste funzioni qua, si va in radianti e basta. Allora, quanto fa seno di un quinto? Ah, ecco, 0,1986. Va bene? È chiaro che se voi non mi impostate la calcolatrice in radianti, qualunque volta dovrete fare un controllo su una funzione tipo seno e coseno, i seni vengono tutti 0 e i coseni vengono tutti 1. Perché qualunque valore in radianti in genere si prende basso, cioè compreso tra 0 e 2 pi greco, allora quando andiamo in gradi, se siamo a 6 gradi, il seno è ancora quasi 0 e il coseno è vicino a 1, più ancora vicino a 1. È chiaro? Oh. Quindi quando parlo di seno e coseno o tangente, funzioni trigonometriche, sto parlando se parlo sempre in radianti. Se parlo in gradi lo specifico e ci metto il tondino dei gradi. È chiaro adesso? Ok. Caso 9. Allora, 2, poi 3 mezzi al quadrato, 9 quarti, poi
4 delta alla destra. E cioè? Ventisettesimi. 5 quarti? Alla quarta. Quando va? 625, 256, poi 6 quinti alla quinta. Allora qua ci va 3125 sopra, dobbiamo fare 216 per 36, no, per sì. Questo è 6 alla terza per 6 alla terza. Vabbè, provaci scritto così, se non ti va di farlo, se no ti metti lo fa. È chiaro? Caso 10. No, il caso 10 è stato definito da me. Fatemi cancellare il caso 5, continuo qua. Tanto ormai. Questo abbiamo 10 allora, il primo fa 1, il secondo dobbiamo metterci 1 qua dentro più 2 fratto 1 fa 2 più 1 fa 3 3 e mezzo a con 3 3 e mezzo più 4 terzi, lo fai reciproco moltiplicato per 2. Allora facciamo in sesti 9 più 8, 17 sesti, quindi 17 dodicesimi. Dobbiamo calcolare altri due, fate sto sforzo. Un mezzo di 17 dodicesimi più 24 17. Allora facciamo 17 per 12 fa 204, sopra 17 per 17 fa 289 più 288, e qua dobbiamo tagliare il primo, quindi viene a 577 fa fratto 408. Scriviamo qua. Adesso devo fare questo, magari non lo svolgiamo, però lo fa. Okay. Allora adesso ripartiamo da capo e riandiamo a esaminare tutte queste successioni per vedere che cosa possiamo osservare in proposito. 0, 1 mezzo, 2 terzi, 3 quarti, 4 quinti, 5 sesti, 6 settimi, 7 ottavi, eccetera eccetera. Qual è la caratteristica saliente di questa successione? Vabbè, mi hai detto varie caratteristiche, però insomma, se qua dentro ci metto un numero n molto grande, il numeratore sarà sempre n-1. Sì, ma quello che vado a scrivere, se lo scrivo in cifre decimali, quando sarà? Se al prossimo
si approssima a 1, cioè in qualche modo vorrei catturare il fatto che gli elementi di questa successione si avvicinano ad 1. Qui poi un'altra cosa che potremmo dire, passando da una mente a quella successiva, cosa posso dire? Sì, lasciamo stare come è fatta, diciamo, confrontate ogni mente con quello successivo. Chi è più grande? Quello dopo. Siete quello dopo. Sempre quello dopo. Sempre quello dopo. Quindi questa successione in qualche modo ha un'altra caratteristica importante, cioè che sta sempre crescendo. Però non ci arriva mai a uno. Cresce, cresce. Quindi qui in qualche modo noi stiamo dicendo che gli elementi di questa successione, a guardarli bene, sembrano crescere sempre, sembrano essere sempre più piccoli di 1 e sembrano avvicinarsi molto a 1. Quanto a 1? Dipende da che elemento della successione stiamo. Qui? Il contrario, stavolta sembrano scendere. Sono tutti positivi qua, è evidente, e sembrano avvicinarsi stavolta a zero. Questo invece è tranquillo, è così, fa sempre 1, 1, 1 e non si muove. Questa che fa? Questa potremmo dire saltabecca da meno 1, meno 1, 1, meno 1, 1, meno 1, come interagisce questa? Meno 1, meno 1. Invece coincide con N. Questa che fa? Questa cresce, sono i numeri naturali, crescono, crescono, però in qualche modo non sono limitati, che non siano limitati già l'abbiamo visto, perché abbiamo dato le definizioni insieme ai limitati. I numeri naturali non sono limitati dall'alto. Qui si alterano i segni, però se togliessimo i segni il valore sarebbe quello di prima, quindi stavolta abbiamo meno 1, poi 2, meno 3, poi 4, meno 5, poi 6. Quindi il modulo, il valore assoluto per la precisione crescono, ma diciamo sono disegni alterati. Settimo caso, qui non è evidente quello che succede. Qui non è evidente. Qui non è evidente perché, vabbè, 1, poi c'è la radice quadrata di 2, 1,4 è dispari, quindi qua è cresciuto. Però poi c'è la radice cubica di 3, radice cubica di 3 è più grande della radice quadrata di 2 o è più piccola? Allora vediamo un po', io devo confrontare, lo faccio sull'altra lavagna, devo confrontare radice quadrata di 2 e radice cubica di 3. Che faccio? Ma senza, non c'è bisogno di logaritmo, si può fare anche con logaritmo, non c'è bisogno. Eleviamo alla? No, eleviamo alla 6. Eleviamo alla 6. Eleviamo alla 6, entrambi. Qua quanto viene? 2 alla quarta. 2 alla quarta.
6 mezzi. E quando fa? E qua quando viene? 9. Chi è più grande? 8 o 9? Quindi la sesta potenza del primo è minore della sesta potenza del secondo. Abbiamo fatto, quindi è più, chi è più grande? Radice quadrata di 2 o radice cubica di 3? Ah, era più grande la radice cubica di 3. Quindi non bisogna andare a occhio e neanche fidarsi troppo della calcolatrice, come abbiamo visto prima. Perché la calcolatrice viene imbossata, la imbossa sempre in grado. A te ti serve la chiave. E mo radice cubica di 3, chi è più grande? Vediamo un po', abbiamo fatto l'esercizio. Radice cubica di 3 o radice quadrata di 4? Radice quarta di 4. Radice cubica di 3. Questo è uguale alla radice quadrata di 2. 4 alla 1 quarto. Quindi, qua che quindi è successo? È aumentato, mo è diminuito. È tornato ad A con 2, quindi A con 4 è uguale a A con 2. Adesso chi è più grande? A con 4 c'è cioè la radice di 2 o la radice quinta di 5? No, è più grande. Mo lo fate, insomma, non andate a occhio. Abbiamo appena detto che non bisogna andare a occhio. A quando deve arrivare? L'hai fatto quando è? I numeri di 1,414. No, l'hai fatto con la calcolatrice, lo devi fare con, come abbiamo detto prima. Che devo arrivare? La 10. Alla decima farebbe 2 alla 5. 32. Insomma, che devo arrivare? Al mio volume multiplo tra gli esponenti delle. Questo qua? 32. Scritto, ho detto bene, ho scritto male. Perché già sto a pensare a quello dopo. Chi è più grande? 32 o 25? Chi è più grande? 32 o 25? Mamma mia. Quindi, allora, questo era più piccolo di questo, era più piccolo di questo, poi sembra andare a scendere. Se andiamo avanti, sembra ulteriormente scendere. Dove scenderà? Boh. Allora, innanzitutto mi sapreste dire oltre quale numero non può scendere? 1. Ok. Ci siamo tutti che la radice ennesima di n è sempre più grande di 1? Sì, sì. N è più grande di 1, radice ennesima di n non può essere più piccolo di, non può essere neanche 1. Se n è maggiore o uguale a 1. Quindi scende, ma non può scendere sotto a 1. In realtà vedremo, dimostreremo a suo tempo che scende proprio a 1. Quindi all'inizio fa così e poi se ne scende. A uno proprio? Uno proprio quello là. Allora, andiamo a vedere questa. Adesso qui dovreste verificare che mano a mano questi crescono. Se andate a considerare l'ultimo, era 5 per 0 19,87, era la linea 5, punti di punti. Quindi 5 per 0 19,87 quando fa? Quasi fa 0,99, è qualche cosa. Andando avanti si scopre che viene 0,9999, che è uguale a 1, che non è uguale a 1, che ho fatto un numero finito di cifre. Se fosse un numero infinito di cifre, sarebbe uguale a 1. No, 999 poi sempre. Non è che se trovate sulla calcolatrice 0,9 tutti 9 a 1, no, quelle sono solo 10, no, per essere uguale a 1 è uguale a 1, ma solo devono essere infiniti. Quindi questa qua dimostreremo a suo tempo che sale a 1. Questa
che fa? Qua può venire in aiuto un po' di calcolatrice. Allora, fino a qua non stiamo parlando a mente. 2.25 qua 27, 54, ci avanzano 10, 10 è più di un quarto di 27, quindi è più grande di 2.25, sarà 2,3 e qualcosa. E qualcosa, no? 2,3, 2,3 e qualcosa. Perché 20, 27 per 0,3 fa 8 e 1. Quest'altro? Sarà 2,4. Vediamo. 256, 256, 512, ci avanzano 113, 2,4 e qualcosa. Questa qua la potete fare con la calcolatrice. Ancora non ci siamo, 2,5, 2.48, ok? Almeno la calcolatrice. Quindi questi che idea mi danno? Mi danno l'idea di essere crescenti, però danno anche l'idea che stanno crescendo sempre più lentamente. Quindi quella di prima crescerà fino a 1, oltrepasserà 1, ve l'ho detto io, crescerà, non oltrepasserà mai 1. Questa qui si può dimostrare, questa successione qui, veramente, noi non dimostreremo, non calcoleremo a cosa converge. E qua faremo un altro ragionamento, diremo, parte da 2, dimostriamo che cresce, quindi meno di 2 non sarà mai, cresce. Non supererà mai 3, quindi cresce, cresce, ma 3 non ci arriva mai. Allora dimostreremo che in questa situazione sale, 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 ma ci sta un bound, cioè una quantità che non può oltrepassare dall'alto, si dovrà per forza avvicinare a un numero. Ok? Questo numero però non sarà 3, sarà un po' più piccolo. Quel numero lo chiamiamo E, lo chiameremo quando faremo questa cosa. Ah, ne il numero di Nepero, lo chiameremo E. Quella sarà la definizione di E, il, quando daremo il concetto, il limite di questa successione. Chiaro? Infatti c'è un limite. Vediamo un attimo, mi sa che sono andato oltre. Vabbè, finiamo la discussione, ci rimane solo un caso da vedere. Facciamo qua. Ok, quindi attenzione, questa non è che noi E lo calcoliamo a parte e allora diciamo che questa, diremo che questa converge a E. No, per definizione E lo definiremo proprio come il limite di quella successione. Quando qui qual è la situazione? Questo che fa? Aumenta. Da qua a qua? Aumenta. Adesso devo comprare due frazioni, mica due radicali. 3 per 12, 36. 17 per 2, 34. Diminuisce. Da qua a qua? Ora allora, dovreste farlo con la calcolatrice, comunque aumenta. Da qua a qua diminuirà. Però di volta in volta vedrete che aumenta, diminuisce, però diciamo se confronto adesso questo con questo è aumentato, questo con questo sarà aumentato. Quindi quelli di indice dispari aumentano, quelli di indice pari diminuiscono. E quelli di indice pari sono sempre maggiori di quelli di indice dispari. Quindi sarà un comportamento sui generis. Cioè, molte fanno così in realtà. Non è specifico solo di questa successione, però è diversa da tutte quelle di indice. Anche questa salta, no? Meno 1, 2, meno 3, però in questo caso
Se io confronto i termini di indice dispari, stavolta diminuiscono, i termini di indice pari aumentano, però stavolta è come se ci fosse una specie di forchetta tra i due, e questa forchetta non si diminuisce, si allarga. Chiaro? Ok. Allora, riassumiamo quello che abbiamo detto fino a qua. Noi abbiamo il concetto generico di successione. Allora, andiamo a scrivere un po' di funzioni. Innanzitutto c'è servito per dire come si scrivono gli elementi di una successione. Si prende l'asse, si scrive quindi in questi elementi. E poi, per quello generale, ha la formula. Tranne in questo caso. In questo caso c'è una formula. Però una formula, cioè se io devo definire A con 100 direttamente, devo calcolare A con 100 direttamente, è una parola. Devo calcolare secondo la formula, a meno che non trovi un'altra formula, devo calcolare prima A con 1, con 2, con 3, prima A con 99 e poi arrivo A con 100. Quindi questi sono, li devo calcolare, si dice questa è una formula per ricorrenza o per induzione. È definita, ma è definita per induzione. Qua stiamo sfruttando per definire quella successione il principio di induzione. È chiaro? Ora, abbiamo scritto tutte queste successioni, che ci abbiamo fatto? Siamo andati a guardare gli elementi, diciamo gli elementi li interpretiamo come se fosse una specie di previsione di qualcosa. Questa previsione si stabilizza o no? Questo valore si stabilizza o no? Beh, qua era stabile, rimane stabile sempre, costante. In altri casi sembra stabilizzarsi, cioè avvicinarsi a qualcosa, in altri casi no. Allora, come si fa a catturare questo? Poi non è che sempre, diciamo, c'è una stabilizzazione progressiva. Cioè qui è vero che, diciamo, a un certo punto scende e sembra scendere verso 1, sempre, e poi lo sarà. Ma all'inizio no, all'inizio per due volte aumenta. Oppure potrebbe, che ne so, mettiamo anche una cosa che si stabilizza a 1, però potrebbe aumentare per un po', poi diminuire andando verso 1, poi riaumentare, poi ridiminuire. Potrebbe fare varie cose prima di stabilizzarsi verso 1, giusto? Qui addirittura sembra stabilizzarsi verso un numero, vedremo che questo numero sarà radice di 2, però ci salta attorno sto radice di 2, una volta di sopra, una volta di sotto, una volta di sopra, una volta di sotto, una volta di sopra, una volta di sotto. Allora, come si fa per cercare di catturare il concetto che la successione si stabilizza verso un certo valore, quello che chiameremo valore limite della successione? Dobbiamo dare una definizione. Questa definizione è uno, diciamo, dei risultati più grossi dell'analisi. È una definizione, non è un teorema, quindi non c'è nulla da dimostrare. Tuttavia, prima di arrivare a questa definizione ci hanno dovuto sbattere un po' la testa, perché dovevano catturare un qualcosa, cioè scrivere un qualcosa che catturasse esattamente le successioni che si stabilizzano e quelle che non si stabilizzano o no. Quindi che distinguesse, come dire, io ho il grano e la pula, devo separare il grano dalla pula. Ok? Adesso questo lo vediamo subito dopo.